tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Cade dal primo piano dell'ospedale di Fossombrono e anziano 76enne perde la vita. Il centrodestra fanese chiede al sindaco lo sgombero del Grizzly. Ripulita dalle sporcizie la teca al Pincio di Fano. Torna a Fano lo storico gioco del pallone col bracciale con le finali del campionato femminile. Bianchello d'autore, 9 aziende produttrici si uniscono in nome della promozione per raccontare la propria storia. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Fano TV. Questo è Occhio alla Notizia, il telegiornale che alle 20.30 vi tiene informati su tutto quanto è avvenuto nel nostro territorio. E partiamo dalla cronaca, andiamo a Fossombrone perché è avvenuta una sciagura. Un anziano è caduto dal tetto, un uomo di 76 anni, poco dopo le 15 di oggi è caduto dall'ospedale di Fossombrone, rovinando sulle scale d'accesso dell'ospedale. La caduta è stata fatale all'anziano che ha perso la vita. L'uomo era ricoverato nel reparto di cure intermedie per accertamenti ed aveva ricevuto da poco la visita della moglie. Al momento della caduta il suo compagno di stanza era assente e quindi non si è accorto della sciagura. Il personale sanitario della struttura, non rintracciando più l'uomo, ha eseguito alcune ricerche e si è accorto di quanto era accaduto e per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Fossombrone per accertare le esatta dinamica dell'accaduto. E il caso Grizzly ritorna in auge perché il centrodestra unito chiede lo sgombero. Basta delibere illegittime quando sgomberate l'immobile occupato abusivamente al campo d'aviazione? Questa è la domanda che in un'interrogazione i consiglieri comunali Davide Del Vecchio dell'UDC, Luca Serfilippi, La Tuafano, Stefano Mirisola, Forza Italia, Mariana Magrini e Gianluca Ilari di Progetto Fano ripropongono alla Giunta. Grazie alle denunce fatte più volte dai sottoscritti, in Consiglio Comunale in quest'anno l'amministrazione, prima con una delibera in Giunta, la numero 508, aveva concesso impropriamente l'immobile, poi a seguito di ulteriori denunce si è vista costretta a fare la delibera di giunta numero 233 nella quale chiede la restituzione dell'immobile occupato abusivamente con la motivazione della necessità di fare il progetto del parco urbano. Con rammarico, continua il comunicato dei consiglieri, prendiamo atto che nella delibera non viene citato l'utilizzo improprio dell'immobile per attività politica. Questa omissione, continua il comunicato, rappresenta una mancanza grave da parte della Giunta, in quanto escludono intenzionalmente informazioni fondamentali portate dai pubblici ufficiali. Pertanto, ancora una volta, si legge nel comunicato, ci chiediamo se la delibera di Giunta è legittima e cosa aspetta l'amministrazione a sgomberare l'immobile, viste anche le nuove leggi che il ministro Minniti ha emanato recentemente. Noi continueremo a tenere alta l'attenzione sull'argomento. E cambiamo argomento, andiamo sull'attualità perché dopo tanto tempo è stata finalmente liberata dalle sporcizie e dalle cose che erano state introdotte al suo interno. Parliamo della teca con il plastico dell'epoca romana di Fano che era al Pincio ed è al Pincio tuttora. Allora, grazie all'azione di un'associazione di Fano, un bellissimo plastico che era stato vandalizzato è stato ripristinato, riportato al suo splendore originale. Sì, grazie a Rotary che ha dato un'ulteriore mano, oltre ad averlo fatto, donato alla città. Va segnalato questo atteggiamento che è vero, la cosa è iniziata con il carnevale, dove ogni scherzo vale, però alcune cose hanno bisogno di uno stop. Bisogna che la gente stessa, perché non ci
ci sono tanti altri modi. È un'educazione civica che ormai deve essere nei ragazzi, negli adulti, di non fare certe cose, perché poi diventa molto difficile ripristinarle con i tempi che corrono, con le risorse che ci sono, umane e tecniche. E quindi questi due plastici che al pincio danno una mano ai turisti e ai cittadini a capire la storia della città sono una cosa che è utile per tutti, e da tutti vanno preservati e conservati. Questo chiaramente è un ragionamento che fa il paio con le scritte che compaiono ciclicamente con delle amenità sulle mura romane. Non è solo un problema di costi, è il danno che si fa alle arenarie storiche, a un patrimonio che il mondo ci invidia, e quindi io credo che con un po' di testa, di buona volontà e sensibilizzazione che faremo anche nelle scuole, queste cose dovrebbero sminuirsi nel tempo. Tuttavia qualche panchina rotta l'ho vista anche l'altro giorno in qualche giardino. Chi si diverta a sfasciare il bene pubblico non sa che poi lo paga con le tasse, perché poi in una città confortevole, civile, deve non solo resistere ma sostituire questi beni, e quindi diventa dovere di noi tutti e di chi ancora sconsideratamente fa queste cose essere un po' emarginato e corretto, magari dai suoi stessi compagni di strada, che non sono tutti così, ragazzi. E adesso andiamo a Mondolfo, perché quest'oggi è stato presentato un annullo filatelico molto speciale. Noi al telefono dovremmo avere il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Buonasera, sindaco. Sì, buonasera, buonasera a voi. Buonasera. Allora, perché questo annullo filatelico è così importante per la città di Mondolfo? Perché lo avete così presentato al pubblico? Ma non capita tutti i giorni che l'emissione del francobollo sia dedicata ad un monumento del proprio comune. E noi è successo proprio questo, avevamo fatto una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico che è stata accolta, e quindi hanno deciso di emettere un francobollo dedicato all'abbazia di San Gervasio di Bulgaria, proprio monumento qui di Mondolfo. Bene, immagino che questo sia motivo naturalmente di vanto, ma anche di promozione. Voi state spingendo molto sulla promozione e sulla comunicazione di tutto quello che avviene nel vostro comune. Sì, ci puntiamo molto. Questo è un evento storico, è un giorno importante per la storia e la cultura del comune di Mondolfo. Sarà il venerdì 15 settembre in piazza del comune alle ore 10:30. È anche un giorno speciale perché è il primo giorno di scuola, quindi ci saranno anche le nostre scuole, alcune classi delle quarte e delle quinte elementari e delle seconde e terze medie di Mondolfo e di Marotta, quindi Istituto Comprensivo Fermi e Istituto Comprensivo Fadibruno. E quindi sarà una giornata che coinvolgerà tutta la nostra comunità e sarà un evento storico che verrà ricordato per sempre. Bene, sindaco, complimenti ancora, in bocca al lupo per tutte le attività che fate, quindi l'invito è agli amanti, ai collezionisti e filatelici di appunto impossessarsi di questo annullo così importante per la nostra comunità. Ed ora parliamo ancora di bike sharing, quindi venuto alla ribalta ultimamente, perché oggi tramite un comunicato stampa il parcheggio Vanvitelli si è proposto di tenere le bici al suo interno, quindi al riparo da intemperie e da atti vandalici. Ecco perché ci proponiamo, dice la nota diffusa alla stampa, per ospitare il bike sharing nella nostra struttura. In primo luogo perché è uno dei parcheggi più utilizzati della città e quindi potrebbe essere utile per incentivare l'uso della bicicletta. Ecco perché può diventare così utile ospitare al suo interno il bike sharing ed aumentare quindi la possibilità che questo servizio venga utilizzato da tutti gli utenti e quindi anche dai turisti. Ed ora poniamo alla vostra attenzione una celebrazione liturgica particolare che si terrà nella cappella dell'ospedale Santa Croce domenica prossima. Sentiamo dalle parole di Don Marco perché è così particolare questa celebrazione. Allora, il 14 si celebra un passaggio molto importante, non solo per il mondo religioso, ma anche per la città di Fano e questo ospedale. Sì, il 14, ecco, c'è sempre la celebrazione liturgica della festa della Santa Croce, che per i nostri fratelli orientali è paragonabile alla festa della Pasqua, una festa grandissima, che noi in qualche maniera, proprio perché questo ospedale
porta questo titolo e questa croce che vedete probabilmente ha seguito la storia di questo ospedale quasi forse fin dall'inizio. Ecco, nella domenica più vicina al 14 celebriamo appunto questa solennità insieme con il nostro vescovo in maniera molto semplice, così come ogni giorno celebreremo la messa alle 6:30, appunto presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo, che ci rivolgerà la sua parola. Sarà un momento così di incontro, un momento poi di fraternità, e alla fine della messa ci tratteremo anche sempre insieme, appunto in quella fraternità che nella quale ci accogliamo insieme gli uni gli altri, per un momento sì di festa in un luogo, se volete, di sofferenza. Le due cose non si contraddicono, non si contraddicono proprio nel segno della croce, perché, ecco, dice un autore che Gesù non è venuto né a spiegarla né ad eliminarla la croce, è venuto soltanto ad accompagnarla, no? E in questo luogo, in qualche maniera, ecco, sguardi che si incontrano con lo sguardo del Signore, problemi che a volte si risolvono, malattie che, ecco, rimangono tali, ma sempre con un segno di accoglienza, un segno di fraternità, un segno di accompagnamento, no? Ecco, il senso proprio del luogo è il senso anche di questa celebrazione, che vuol, ecco, raccogliere, se volete, il mistero che qui dentro, ecco, si vive ogni giorno, questa presenza discreta ma efficace del Signore, e vuol celebrarla e vuol rendere grazie. Ed ora parliamo di vino e di viticoltori, perché 9 produttori locali di Bianchello si sono uniti per promuovere con maggiore efficacia le proprie produzioni e soprattutto fare grande promozione di questo vitigno autoctono, il Bianchello, e raccontare anche le loro storie d'azienda, spesso storie di famiglia. In Francia si chiamano vigneron, in Italia vignaioli. Sono piccoli produttori di vino, di aziende quasi per la maggior parte familiari o a conduzione familiare, che utilizzano per la produzione delle loro etichette il 90% di uve proprie provenienti dai vitigni autoctoni del territorio, e vederli assieme e collaborare tra loro è cosa quanto mai rara. Nella nostra provincia è nato il progetto Bianchello d'autore, dove 9 piccoli produttori di Bianchello si sono uniti per fare un salto di qualità come azienda, ma anche per fare un salto di qualità al vino, il Bianchello, il quale fino al 2000 ha avuto una sua evoluzione ed elaborazione che lo ha portato a non essere più il vinello da osteria da vendere in dame, ma a vero e proprio prodotto di punta regionale, secondo solo al Verdicchio. Ma ora tutto questo non basta più, bisogna fare uno scatto in avanti, dice Carla Fiorini, enologa e titolare dell'azienda omonima. Noi siamo degli artigiani del vino, quasi degli artisti, e sul vino è stato fatto tutto quello che il progresso tecnologico ci ha consentito di fare, esasperando anche il prodotto alle volte sui profumi e sugli aromi. Ora però dobbiamo riportarlo un po' più alle sue origini e promuoverlo nella dovuta maniera. E quindi siamo orgogliosi di portare le nostre produzioni in giro per l'Italia, per l'Europa e piano piano anche su una panoramica appunto internazionale. Ecco, quindi è fondamentale mettere la faccia del produttore nelle varie rassegne che ci sono settimanalmente, direi oggi. Tutto il progetto, che da settembre a ottobre del prossimo anno prevede diverse iniziative e presenze delle 9 cantine nelle maggiori manifestazioni nazionali, è sotto l'ara protettrice del Consorzio Marchigiano di Tutela dei Vini, che da tempo investe in questa metodica di promozione e che fa della sinergia e della condivisione lo standard del futuro. Tornare a promuovere è la cosa più importante. Il territorio cresce se il produttore ci mette la faccia e il consumatore apprezza quel vino, perché in ogni caso alla fine di ogni partita e di ogni annata, quando il magazzino è vuoto, significa che il produttore ha indovinato il gusto del consumatore.
e si parlerà di mafia sabato 9 settembre alle ore 17 alla Casa degli Artisti di Sant'Anna del Furlo nell'ambito del festival Land Art al Furlo. Il tema di quest'anno, Saxum, in questo caso diventa il sasso in bocca con la presentazione del libro inchiesta La mafia ordina suicidate Attilio Manca, scritto da Lorenzo Baldo. Introdurrà Anna Alessia Petrozzi, giornalista esperta di mafie, con gli interventi di Andreina De Tommasi e Michele Altomeni, che racconterà i programmi della Fattoria della Legalità di Isola del Piano, e Marta Cecconi, neo responsabile di Libera per Pesaro e Urbino. Al termine, Tiziana Gasparini, folk singer impegnata, canterà Lacrimi di Matri di Claudio Mercuri. Parliamo di sport. A Mondolfo c'è la cacciata, che si basa sull'antico gioco della palla pugno, la palla con il bracciale, un gioco in cui Fano, agli inizi del secolo scorso, era una delle capitali, uno dei punti di riferimento a livello nazionale. Ora torna grazie a un'attività di un'associazione locale che, insomma, gioca appunto a questa pratica sportiva. E il gioco del bracciale con le finali del campionato nazionale femminile. Erano gli idoli sportivi delle folle agli inizi del secolo scorso, veri Adoni ai tanti, adorati dalle donne ed invidiati dagli uomini. Erano i giocatori del gioco del pallone col bracciale. Le foto in bianco e nero non tradiscono il fascino di questi atleti, elegantissimi nelle loro divise candide, segnate solo da una fusciacca colorata alla vita e dai capelli impomatati nelle loro pose plastiche, che sprigionano fierezza e portamento. Ma il gioco del pallone col bracciale non era uno sport elitario, anzi, tutt'altro, era molto trasversale. Nella stessa squadra, infatti, potevi trovare il popolano ed il nobile assieme, e la sua diffusione era pressoché capillare. Ogni città aveva la sua squadra ed il suo sferisterio dove venivano giocate le partite. Fano era tra le città di riferimento a livello nazionale per questo sport, patria di grandi atleti e di squadre ai massimi livelli. Uno di questi, ai tanti atleti, Bruno Fulvi, era il nonno dell'attuale presidente del Consiglio Comunale, Rosetta Fulvi, presente stamattina in comune alla presentazione dell'iniziativa che si terrà a Fano domenica mattina. Sì, ritorniamo con un importante appuntamento che è la finale del campionato italiano del gioco del pallone col bracciale femminile. Dopo qualche secolo di storia anche le donne sono entrate a far parte di questa piccola ma sostanziosa famiglia, diciamo, che è quella dei giocatori del bracciale. Abbiamo come finaliste, abbiamo per le Marche la squadra di Treia, per la Liguria la squadra di Murialdo e per la Toscana la squadra di Chiusi. E chiedo a tutti coloro che hanno memoria di questo gioco, perché magari i loro nonni giocavano o hanno delle fotografie o dei cimeli o anche delle testimonianze, di far riferimento all'associazione, proprio perché vogliamo ricostruire, oltre agli eventi sportivi, e se ne faranno diversi, vogliamo ricostruire proprio questa pagina di vita e di storia cittadina che era molto sentita e molto apprezzata. E il nonno di Rosetta Fulvi, Bruno Fulvi, era proprio uno dei giocatori a livello nazionale più affermati, quindi, insomma, parla con cognizione di causa. Ed ora cambiamo argomento, andiamo al Codma, dove ogni anno la BCC allestisce la festa del socio. Appunto domani, sabato 9 settembre, più di 3.000 persone, soci della Banca di Credito Cooperativo di Fano e i loro familiari, trascorreranno insieme un momento di festa. La serata inizierà alle ore 18 con l'assegnazione di premiazioni e riconoscimenti per tutte le età. Alla presenza delle autorità verranno infatti consegnati ai figli neonati di soci dipendenti 131 bonus bebè del valore di 250 euro ciascuno. Si passerà poi alla consegna delle medaglie d'oro di 23 soci entrati nella compagine sociale nell'anno 1974. Alle ore 20 prenderà il via la cena con i piatti tipici preparati dalla cooperativa Tre Ponti e dalle Proloco di Cartoceto e di San Costanzo. La serata proseguirà poi con la musica dell'orchestra Terza Idea e la premiazione dei vincitori
vincitori del 13° trofeo di bocce BCC di Fano. Trasferiamoci a Pesaro perché si svolgerà presso la zona del Lungomare la ormai tradizionale fiera di San Nicola dal 9 fino al 14 settembre. 4 giorni di espositori di abbigliamento, prodotti tipici e novità dell'anno, ma anche musica e animazione per bambini, mostre e spettacolo pirotecnico finale. Su Lungomare più di 650 espositori che offriranno a tutti i turisti e i pesaresi tutto l'occorrente per la casa e per il tempo libero. Bene, questa era l'ultima notizia che vi davamo per questa edizione di Occhio alla Notizia del nostro TG. Questa sera dopo di noi box, poi in cucina con lo chef e uno speciale sulla festa della Pera Angelica che si è svolta lo scorso fine settimana a Serrungarina di Colli al Metauro. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Domani mattina c'è Occhio ai Giornali alle 7:30. Buona serata a tutti voi.